Salve a tutti, ho trovato qualcosa di molto interessante, la corrispondenza tra Albert Pike e Mazzini. Chi era Pike? Pike era un massone, un grandissimo massone perché è definito il papa della massoneria e tra l'altro è anche il fondatore del Ku Klux Klan. E Mazzini chi era? Mazzini viene definito come uno dei padri fondatori della patria italiana. Ecco, allora si sono Mazzini intratteneva una fitta corrispondenza col Pike. Quello che ci interessa a noi è la lettera che Pike ha scritto a Mazzini il 15 agosto 1871. Allora, questa corrispondenza si trova depositata negli archivi di Temple House, la sede del rito scozzese di Washington, ma è off limits, cioè di consultazione vietata. Purtuttavia, la lettera di Albert Pike, scritta il 15 agosto 1871, venne una volta esposta alla British Museum Library di Londra. Là, un ufficiale di marina canadese, il commodoro William Gay Carr, poté prenderne conoscenza e pubblicarne un riassunto nel libro citato Pawns in the Game. Ora, chi è questo William Carr? William Carr era membro del gruppo dell'ammiraglio Barry Domoville, direttore del British Naval Intelligence, il servizio segreto della Marina, dal 1927 al 1930. Domoville, che praticamente era il capo di Carr che ha pubblicato queste cose, fu messo a riposo nel 1936 e quindi incarcerato da Churchill per la fuga dell'originale del documento in questione, archiviato come off limits a Washington. Quindi qualcuno è finito in galera perché c'era stata questa fuga di notizie. Notizie che adesso io vi andrò a leggere. Quindi scrive Pike a Mazzini. Nel 1871, la prima guerra mondiale del 1914, scrive: la prima guerra mondiale doveva essere combattuta per consentire agli Illuminati di abbattere il potere degli zarri in Russia e trasformare questo paese nella fortezza del comunismo ateo. Le divergenze suscitate dagli agenti degli Illuminati fra impero britannico e tedesco furono usate per fomentare questa guerra. Dopo che la guerra ebbe fine, si doveva edificare il comunismo e utilizzarlo per distruggere altri governi e indebolire le religioni. Bene, continua Pike. La seconda guerra mondiale doveva essere fomentata approfittando della differenza fra fascisti e sionisti politici. La guerra doveva essere combattuta in modo da distruggere il nazismo e aumentare il potere del sionismo politico, onde consentire lo stabilimento in Palestina dello Stato sovrano di Israele. Effettivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1948, è nato lo Stato di Israele in Palestina. Pike lo diceva nel 1871. Durante la Seconda Guerra Mondiale si doveva costituire un'internazionale comunista altrettanto forte dell'intera cristianità. A questo punto quest'ultima doveva essere contenuta e tenuta sotto controllo fin quando richiesto per il cataclisma sociale finale. Va avanti Pike. La terza guerra mondiale, e finora non ne ha sbagliata una, dovrà essere fomentata approfittando delle divergenze suscitate dagli agenti degli Illuminati fra sionismo politico e dirigenti del mondo islamico. La guerra dovrà essere orientata in modo che Islam, mondo arabo e quello musulmano, e sionismo politico, incluso lo Stato di Israele, si distruggano a vicenda, mentre nello stesso tempo le nazioni rimanenti, una volta di più divise e contrapposte fra loro, saranno in tal frangente forzate a combattersi fra loro fino al completo esaurimento fisico, mentale, spirituale ed economico. Il 15 agosto 1871 Pike disse a Mazzini che alla fine della Terza Guerra Mondiale coloro che aspirano al governo mondiale provocheranno il più grande cataclisma sociale mai visto.
Si citano qui le parole scritte dello stesso Pike. Noi scateneremo i nichilisti e gli atei e provocheremo un cataclisma sociale formidabile, che mostrerà chiaramente, in tutto il suo orrore, alle nazioni, l'effetto dell'ateismo assoluto, origine della barbarie e della sovversione sanguinaria. Sono contro l'ateismo, saranno cattolici. Vediamo un po'. Allora, ovunque cittadini obbligati a difendersi contro una minoranza mondiale di rivoluzionari, questi distruttori della civiltà e la moltitudine disingannata dal cristianesimo, i cui adoratori saranno da quel momento privi di orientamento alla ricerca di un ideale, senza più sapere ove dirigere l'adorazione, riceveranno la vera luce attraverso la manifestazione universale della pura dottrina di Lucifero, rivelata finalmente alla vista del pubblico, manifestazione alla quale seguirà la distruzione della cristianità e dell'ateismo conquistati e schiacciati allo stesso tempo. Questi illuminati sono evidentemente satanisti, vogliono costringere in ogni modo le persone ad adorare Lucifero e vogliono distruggere tutte le religioni attualmente presenti. Soprattutto, perché per loro è quella più fastidiosa, la religione cattolica. Andiamo avanti perché c'è un ultimo pezzettino, tratto sempre dal libro di Carr, che è molto interessante. Quando Mazzini morì nel 1872, prosegue ancora il Carr, nominò suo successore un altro capo rivoluzionario, Adriano Lemmi. A Lemmi più tardi sarebbero succeduti Lenin e Trotsky. Le attività rivoluzionarie di tutti costoro vennero finanziate da banchieri inglesi, francesi, tedeschi e americani. Il lettore deve avere presente che i banchieri internazionali di oggi, al pari dei cambiavalute dei tempi di Cristo, sono solo strumenti agenti degli Illuminati. Gli Illuminati sono una società segreta nata nel 1776. Mentre al grande pubblico era lasciato credere che il comunismo è un movimento di lavoratori per distruggere il capitalismo, gli ufficiali dei servizi di informazione inglesi e americani erano in possesso di autentici documenti comprovanti che capitalisti internazionalisti operanti attraverso i loro istituti bancari avevano finanziato entrambe le parti in ogni guerra e rivoluzione combattute dal 1776. Quindi questi banchieri, e dal 1776, quindi da prima della Rivoluzione francese, che finanziano entrambe le parti in ogni guerra e rivoluzione. Questi stessi Illuminati, nel 1871, hanno descritto, previsto e probabilmente programmato la prima, la seconda guerra mondiale, con tutte le conseguenze annesse, ed hanno programmato anche la terza, con la conseguenza che le persone, che i sopravvissuti alla terza guerra mondiale, al grande cataclisma, diventeranno adoratori di Lucifero. Allora, io ho letto questo libro, si chiama Massoneria e sette segrete di Epifanius. Epifanius è un autore italiano che, chissà come mai, è voluto rimanere anonimo. È un libro completissimo, ok? È uno dei libri, penso, il libro più completo e aggiornato, questa è la terza edizione, sulla massoneria e le società segrete. Sono loro che ci comandano e decidono la sorte di milioni, miliardi di persone. Nel libro prima, adesso non vi trovo la pagina, per questi illuminati noi siamo i trascurabili, ci chiamano così, la gente comune, i popoli, li chiamano i trascurabili. Consiglio di leggerlo questo libro.